Beh, un'occasione particolarissima questa, sicuramente di piazze, di strade, di monumenti a Giovanni Falcone ce ne sono stati dedicati tantissimi in tante città d'Italia, ma sono sempre degli eventi importanti, anche ogni nuova rivelazione ha un significato importante, un significato, come è stato detto, ridenermina sempre la memoria di quest'uomo che ha diciamo, speso la sua vita in nome di certi valori. Ma soprattutto credo che ci serva anche un'occasione come questa per contribuire a diffondere, ma soprattutto tra i giovani, io direi la consapevolezza della originalità e dell'attualità di quello che era il pensiero di Giovanni Falcone. E questi valori di democrazia, di giustizia, di legalità che sicuramente hanno improntato tutto il suo percorso. E guardare anche, direi, purtroppo all'evento della sua morte, non come la fine, ma come l'inizio di un percorso educativo, un percorso che va proprio nella direzione dell'impegno di tutta la collettività, di tutto il mondo, la comunità civile, verso questa forma di repulsione, di rifiuto di tutti gli atteggiamenti, di tutte le espressioni malavitose in genere, in particolare della criminalità organizzata, ma non solo. Il connubio con la scuola, ecco, qui anche dalle letture dei ragazzi, anche dalle parole del sindaco, si è colto fortissimo questo accostamento fra la figura di Giovanni Falcone e il mondo della scuola. Ma forse qualcuno di voi lo ricorderà, qualcuno che ha un po' più o meno il mio coetaneo, che proprio questa spinta, questo impulso verso la cultura della legalità, di cui abbiamo sentito che la scuola di Camporosco è un validissimo esempio, con dei successi sicuramente di altissimo livello conseguiti dalla regione Puglia. E ricorderete che non a caso, proprio l'anno successivo alla morte di Falcone, qui lo siamo nel 92, nel 93 il Ministero della Pubblica Istruzione prese posizione fortissima nei confronti di questo avvenimento, tant'è che proprio di quell'epoca, proprio alcune circolari, alcune direttive del Ministero della Pubblica Istruzione che inserirono nel mondo della scuola programmi di educazione alla legalità e poi una serie di iniziative, comitati scolastici di legalità. Quindi tutto un mondo che evidentemente ha reagito di fronte a un episodio che non ha colpito soltanto gli adulti, ma soprattutto che ha svegliato le coscienze. Io personalmente ho un ricordo molto particolare perché proprio oggi, nel maggio 92, ci trovavamo con un'associazione dei funzionari dell'amministrazione civile dell'interno al congresso nazionale che si teneva a Monte Silvano. E proprio mentre ci preparavamo alla prima riunione, al primo incontro con tutti i colleghi per discutere di problemi legati ovviamente alla nostra amministrazione, i giornali purtroppo lanciarono questa terribile notizia della morte di Giovanni Falcone. Ci fu un momento di grandissimo smarrimento. E ricordo soltanto, a parte ovviamente la tristezza e il dolore per un evento come quello, che naturalmente cambiò tutto il programma, l'ordine del giorno della nostra attività. Nessuno pensò di parlare di problemi interni all'amministrazione, ma fu soltanto una serie di riflessioni su come l'amministrazione potesse porsi rispetto a un evento che aveva causato la morte del povero magistrato, ma che sicuramente coinvolgeva tutti e naturalmente primi fra tutti coloro che in qualche maniera e a vario titolo rivestivano dei livelli istituzionali. Quindi credo che è una riflessione che sicuramente deve appartenere a tutti, che sicuramente si punta di trasmettere con messaggi di ogni tipo alle giovani generazioni, anche secondo me seguendo il solco proprio del pensiero di Giovanni Falcone, che in una delle sue tante considerazioni ha detto che basterebbe un esercito di maestri per combattere la mafia. Qui ecco l'attualità del suo pensiero. Cioè pensare che proprio cercando di costruire una realtà migliore, un mondo migliore, naturalmente partendo dalle generazioni più giovani, si potesse in qualche maniera farsi di immaginare un futuro, una società sicuramente migliore. E eventi come questo ci inducono proprio a guardare, in un certo senso, al passato, a quello che c'è stato prima di Falcone, per immaginare in qualche maniera costruire un futuro che naturalmente abbia come primo obiettivo proprio una forma di, come dicevo prima, di rigetto, di ripulsione di qualsiasi forma di violenza in tutti i sensi. E la scuola sicuramente, che oggi qui insomma, è molto
vicina alla cerimonia di oggi, sicuramente rappresenta, credo, il territorio privilegiato, il terreno privilegiato per portare avanti questa considerazione, soprattutto facendo sì, come mi sembra che ormai sia l'orientamento di tutti gli istituti scolastici, che i ragazzi non siano semplicemente dei passivi destinatari di norme, dei passivi fruitori di norme, ma siano loro stessi protagonisti, siano la parte attiva della società e anche in questi progetti di legalità non siano i destinatari di notizie, ma siano i protagonisti di avvenimenti, i protagonisti di iniziative, i filmati, i video, i messaggi che naturalmente oggi sono molto più vicini ai ragazzi di quanto non lo fossero probabilmente per la mia generazione. Quindi con delle modalità vicine a loro, che però riescano a trasmettere loro un messaggio importantissimo, e appunto quello di guardarsi dentro, cioè cercare dentro le motivazioni per combattere anche nelle prime manifestazioni della loro vita, anche nel rispetto del compagno di banco e del compagno di scuola, nei comportamenti, nel rispetto di quelle che sono le prime, diciamo, regole che un bambino fa, le regole di vita a scuola, della convivenza scolastica, quindi un segnale importantissimo. Quindi laudo ancora a una giornata come questa, mi complimento con il sindaco e con tutta l'amministrazione di Campo Rosso per aver voluto sottolineare ancora una volta con questo significativissimo evento l'importanza di certe figure e come debbano essere sempre per noi, per tutti, a prescindere da loro che si riveste, un punto di riferimento, come è stato ben detto. E le letture che abbiamo ascoltato credo che abbiano messo veramente in risalto questi sentimenti, l'importanza di una vita indirizzata verso una certa direzione che non può che essere quella se effettivamente vogliamo sperare di costruire qualcosa di buono. Grazie.